Adesso noi purtroppo abbiamo mezz'ora, poco più perché alle 11:30, però io che sono stata formata, diciamo, dai gesuiti, ho imparato questo, non multa sed multum. I gesuiti è un, come dire, una parola, un'espressione che indica il metodo dei gesuiti. Cioè non multa sed multum significa non tante cose ma sostanziose possibilmente, poche cose ma ecco, questo dicono. E io penso che abbiamo invece messo tanta carne al fuoco in effetti. E poi c'è questo, no? Che la scrittura è tridimensionale, forse anche quasi quadridimensionale, cioè è un mondo che si apre intorno a noi che va abitato, quindi non è che noi passiamo, no? Ghermiamo qualcosa e poi ce ne andiamo. In effetti queste pagine, le poche che abbiamo aperto, sono comunque sono di una profondità enorme, quindi sono sempre fonte di luce, di intuizione, di collegamenti, no? Che noi possiamo fare appunto con la nostra vita, eccetera. Quindi non ci preoccupiamo, come dire, almeno io non mi prego di non preoccuparvi se non abbiamo svolto tutto questo programma, perché appunto l'importante è aver, no? Magari così compreso il messaggio che si è venuto fuori da ognuno di questi testi che abbiamo letto. Allora, per volontà di chi, ho chiesto a qualcuno, insomma, ho detto che volete voi che facciamo. Allora, la storia di Davide è molto significativa, allora la vorrei fare, in effetti. Sta dentro al terzo punto ancora, però vorrei anticipare questo. I tre punti che avremmo dovuto svolgere questa mattina, il primo riguarda appunto la relazione coniugale, quindi l'affettività coniugale, e avevo messo Osea, capitolo 2, di cui vi ho lasciato tuttavia, presso Emile, diciamo, che ha Mauro, un testo che io ho scritto e che si trova in un libro che ho appena uscito, diciamo, è uscito il 28 settembre, sull'amore e letizia. Ho fatto un piccolo libro sull'amore e letizia, tratto a quattro mani, di cui vorrei un attimo, certo, vorrei dirvi qualcosa. L'amore e letizia è un documento, è un'esortazio apostolica fatta da Papa Francesco, che riprende nel 90% della sua scrittura la relatio sinodi, cioè la relatio finalis, così, insomma, quello che è stato detto al sinodo. Quindi vorrei spiegare un attimo questo. Chi si scaglia contro l'amoris laetitia criticando il Papa Francesco, perché è stato fatto un documento poco tempo fa, negli ultimi giorni anzi, iniziato con 62 firme, adesso siamo arrivati mi sembra a 200, che si chiama, lo dico subito in italiano, correzione fraterna, cioè correzione filiale anzi. Cioè ci sono dei teologi, o almeno che si spacciano come tali, professori di filosofia anche mi risulta, che correggono Papa Francesco sulla dottrina nell'amoris laetitia. Fanno, cioè, quello che vorrei dire è questo: l'amoris laetitia non è uno scritto che ha fatto il Papa, ma è semplicemente il documento che normalmente i pontefici redigono alla fine di ogni sinodo. Fino a questo sinodo, che è stato tratto sdoppiato, c'è stato un sinodo straordinario prima, poi un sinodo ordinario, i pontefici avevano massima libertà di scrivere alla fine di un sinodo i cui lavori erano a porte chiuse, vi ricordo, cioè nessuno sapeva quello che si dicesse nel sinodo, così. I giornalisti che potevano, no, prendere qualcosa che trapelasse da qualche parola di quelli che uscivano, però i sinodi erano appunto, no, si svolgevano tra i padri, i sinodali, e il contenuto, la discussione, eccetera, che c'era stata, e anche la relatio finalis,
era, cioè il Papa la conosceva e loro, quelli che erano presenti, ma la Chiesa no, diciamo, il popolo di Dio no. Ora, e quindi di ogni sinodo che cosa noi avevamo, diciamo, noi come Chiesa, come documento? Proprio questo documento redatto dal Papa, il quale poteva benissimo cambiare anche tante cose o mettere naturalmente di suo. Che cosa ha fatto invece Papa Francesco? Ha dato ancora una volta un saggio, diciamo così, di, tra virgolette, di democrazia, cioè, tra virgolette, ha fatto non solo conoscere tutti i lavori del Sinodo, prima addirittura noi abbiamo avuto in tutte le diocesi il questionario, per cui la base, cioè quello che è venuto dalla base della Chiesa è stato l'Instrumentum Laboris del Sinodo. Non so se vi siete accorti, ma questa è una rivoluzione copernicana, Per la prima volta noi laici, noi siamo stati consultati per redigere un Instrumentum Laboris. Scusate, io vi dico questo, cerco di chiudere subito, perché quando sentiamo questi detrattori, almeno sappiamo di che si tratta, stanno facendo, no? Come dire, una guerra alla Moris Laetitia, che è un documento preziosissimo. Quando voi parlate di affettività, vi prego, mettete a soggetto la Moris Laetitia, ecco, potremmo arrivare a questo, perché vi parla veramente dell'affettività, e che è stata dunque trattata dai padri sinodali. Quindi in questa, allora, intanto la Chiesa e Papa Francesco hanno fatto conoscere la Relatio Finale, noi ce l'abbiamo, il giorno dopo Sua Venire era pubblicata, mi spiego? Quindi i lavori del Sinodo, tutto quello che è stato detto al Sinodo, noi lo sappiamo perché è stato pubblicato, ok? Quindi Papa Francesco non ha messo niente di suo, ci siamo? L'unica cosa che Papa Francesco ha messo di suo è il metodo, cioè il metodo che significa che i risultati il risultato di una discussione sinodale si trasformava automaticamente in una, diciamo così, dottrina, cioè in un documento vincolante. Ci siete? Cioè la Chiesa adesso doveva fare, agire secondo quelli che erano stati i risultati di quella discussione. Cosa invece ha fatto? Questa è veramente la novità di Papa Francesco. Ha detto, questa è la discussione del Sinodo. La discussione del Sinodo sulle questioni del matrimonio, anche più legate a questioni di dogmatica, ma anche di diritto canonico, eccetera, eccetera, sappiamo bene, è ancora oggetto di discussione. O meglio, i sacerdoti, i vescovi, devono capire, cioè devono prendere in mano questa materia, conoscendo la dottrina e tutto, e facendo progredire la dottrina, no? E l'ha ripetuto anche adesso a proposito del catechismo, non so se avete sentito, sulla pena di morte, no? Cioè, allora, è questo che ha cambiato, ma Papa Francesco non ha espresso nessun dogma nuovo, né cancellato alcun dogma. Scusate, però questo è importante, perché una Chiesa che oggi non faccia della Moris Laetitia un lavoro quotidiano, è una Chiesa che perde veramente che cosa? Una ricchezza enorme. La Moris Laetitia è veramente un testo, che riqualifica l'affettività e riqualifica l'affettività coniugale, più che preoccuparsi di dire chi può fare questo, chi può fare quello. Sì, c'è anche questo naturalmente, ma quello che manca oggi nel nostro mondo, nella nostra società, è proprio un'educazione all'amore. Un'educazione all'affettività, un'educazione che significa il valore delle relazioni, il valore della fedeltà a fronte di un consumo continuo di rapporti che noi abbiamo, a fronte di una società in cui la mentalità è questa, sto con te finché mi conviene, finché tu mi dai qualcosa, dopo quando sei un peso per me, io ti butto via, questo vale in tanti campi, no? Compreso quello politico, eccetera. D'accordo? Allora, l'amore e la selettività è questo.
Allora, vengo a Osea 2. Noi che cosa abbiamo fatto? Allora, abbiamo preso, per far conoscere l'amore di Letizia, che tratta assolutamente di Osea 2, che tratta di Ezechiele 16, che tratta... Perché? Perché il Papa utilizza, ecco, forse arricchisce il lavoro dei vescovi e dei cardinali, insomma dei padri, in questo modo, facendo richiami alla Bibbia. Cioè, il Papa Francesco mette nell'Amoris Laetitia a fondamento delle relazioni familiari, coniugali, affettive, la Bibbia. E, come dire, c'è poi anche la dogmatica, ma il salto che fa Papa Francesco è alla scrittura, così come l'ha fatto con l'evangelizzazione, come con l'Evangelii Gaudium, non so se mi spiego. Lui non parte tanto dalla, non so, tomismo, neotomismo, no, il catechismo, diciamo così, no, dalla dogmatica, da uno sviluppo che c'è stato posteriormente alla scrittura. Ritorna alla scrittura perché ritiene che questo tempo storico abbia bisogno di che? Di un annuncio nuovo. E quindi come si fa a fare un nuovo annuncio? Noi viviamo in una società secolarizzata. Questo lo dobbiamo ammettere, è inutile, perché anche le persone che vanno in chiesa, che vanno a messa, eccetera, ma diciamo così, il comportamento, eticamente nelle nostre famiglie, che facciamo? Quello che fanno tutti gli altri, non è così? I nostri figli che fanno? Le stesse cose che fanno gli altri ragazzi, per cui, non so, la morale sessuale, ma i nostri figli osservano la morale sessuale della Chiesa, quella che, no, che ancora naturalmente dice, per esempio, i rapporti prematrimoniali non sono contemplati nella... Allora, io non so, però non credo che ci siano molte famiglie cattoliche i cui figli osservino la morale sessuale della Chiesa, o no? Tutti i vostri figli osservano questo? Io non so, però non credo, ecco, non vedo tutto questo. Allora, che significa? Che viviamo in una società comunque secolarizzata, d'accordo? Allora, c'è bisogno di che cosa? Di un periodo cherigmatico, cioè di un annuncio, di un... Ecco che cosa fa Papa Francesco, riparte dalla scrittura. E mette come grande testo nel portale della catechesi, diciamo, per il matrimonio e per la famiglia, piuttosto che Genesi 1 e anche Genesi 2, diciamo, no? Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, no? Si unirà alla sua donna, i due formeranno un'unica carne, e poi naturalmente viene sempre aggiunta, no? La glossa, diciamo, che fa Gesù nel capitolo 19 del Vangelo di Matteo, dice, per cui l'uomo non separi ciò che Dio ha unito. Normalmente qualsiasi documento sul matrimonio comincia con questo testo, diciamo, questa conflazione di testi. Per cui il matrimonio che cos'è? È di diritto, diciamo, divino, no? Poi dopo si fa passare sul diritto naturale, è questo legame, e poi naturalmente non si può dividere, d'accordo, tutto questo. Invece Papa Francesco come comincia? Non sto andando fuori tema, sto cercando di dare una specie di, no, di anticipo di quello che magari potevano essere questi tre corti, magari li faremo la prossima volta, no? Indovinate qual è? Ecco, quindi leggete l'amore di Letizia, vi dico qual è il Salmo 128. Lui comincia col Salmo 128, e il Salmo 128 è, come si può dire, il canovaccio di tutta l'amore di Letizia. Che cos'è il Salmo 128? Tecnicamente si dice un macarismo. Macarismo significa una beatitudine. Non dimenticate che le beatitudini sono il manifesto di Gesù. Gesù è il più bel testo del mondo, ah no, dai, sono le beatitudini, non sono dei Vangeli. Quindi Gesù non dice voi non fate questo, non fate quello, fate questo, no? Gesù utilizza le beatitudini come Mosè utilizzava i 10 comandamenti, diciamo. Perché sono 9 più 1, sono 10 le beatitudini. Gesù usa un linguaggio sapienziale, cioè dice se volete essere felici. E Papa Francesco inizia, no, a parlare del matrimonio con questa stessa cosa, se volete essere felici. Il Salmo 128 dice, beato l'uomo, è un macarismo, richiama anche il Salmo 1, beato l'uomo, il portale dei Salmi.
Beato l'uomo, io traduco io, perché che sta di fronte al Signore, che non è solo, ha un compagno. Dio è il primo grande compagno dell'umanità. E quindi non è solo di fronte a sé, quello che noi traduciamo che teme il Signore, mannaggia, poi lui dice, ah, teme il Signore, quindi è sottomesso. No, temere significa yara ra, no, dicevamo noi al biblico, cioè yara temere, ra vedere, cioè stare di fronte al Signore. Non sei solo tu, no? C'è davanti a te il tuo grande alleato che è Dio, beato l'uomo che teme il Signore. Quindi chi ha davanti a sé il Signore, ovviamente non uccide, tutto quello che poi viene, no? Non ruba, eccetera. Quindi temere il Signore significa avere, no, davanti a sé il volto di Dio. Beh, cosa avrà come ricompensa l'uomo che teme il Signore? Dice il Salmo 128. Una moglie. La moglie è la ricompensa, pensate un po', la tua moglie come vite feconda nell'intimità della tua casa. Allora il nostro libro si intitola Nell'intimità della tua casa, perché naturalmente l'amore serviva, e questo è il manifesto dell'amore serviva. La tua donna è il dono più grande che Dio ti fa, no? Perché la tua donna vite feconda nell'intimità della tua casa. Corpo e anima, cioè l'uomo, la vita dell'uomo, la sua sessualità è sospesa, ha bisogno di una terra. Ecco il dono di Dio, io ti do una terra, dove tu potrai piantare la tua vigna. Questa pianta, questa tua vigna è tua moglie. Pensate, la comunione, no? È come una rinascita veramente. L'uomo è completo quando ha questo terreno su cui poter, no, seminare e veder risorgere che cosa? I tuoi figli come virgulti di ulivo intorno alla tua mensa. È troppo bello. I tuoi figli. Non un figlio, ma i tuoi figli. C'è una fraternità. Che sono come virgulti di ulivo, la vostra terra parla di questo, venendo da su, abbiamo visto vigne e uliveti, e quindi è proprio, no, è questa la benedizione di Dio, sarà benedetto l'uomo, questa è la benedizione, avere l'intimità, la tua moglie come intimità, cioè una persona con cui tu spezzi l'intimità, affettività a 360 gradi, no? Quindi con lei spezzi anche, no, la tua, perché no, la tua potenza virile, nello stesso tempo la tua consegna. Ogni atto d'amore, anche maschile, è un atto di consegna, è un atto di perdita. L'intimità è anche questo, cioè consegnare la propria debolezza all'altro, questa è l'affettività. Gesù ci ama, nel testo di Efesini 5, naturalmente 21 seguenti, parla proprio di questo, il testo fondamentale per il matrimonio. Di che cosa parla il sacramento? Voi mariti amate le vostre mogli come Cristo amò la Chiesa, due punti. Fece grandi cose, no, consegnò se stesso. Parendo che sei te, sotto. Cioè, consegnò se stesso, l'atto d'amore del Signore, che è la croce, poi è una consegna del proprio corpo. Pensate, no? Tutti gli atti d'amore sono una consegna, sono anche un riconoscere, io ho bisogno del tuo abbraccio. Questo è l'atto d'amore. Gesù non è un eroe sulla croce, è un impotente sulla croce. La croce è un segno grandissimo di impotenza. È la morte, pensate anche a come, no? Poi dopo il crocifisso, anche proprio quella morte, naturalmente, ma nel massimo dell'impotenza che cosa veramente si compie? L'atto perfetto dell'amore, cioè la consegna di sé. Gesù consegnerà il suo spirito a Dio e il suo corpo alla Chiesa. Le donne che sono lì, che anche quella scena è molto simbolica, oltre che sacramentale. Oltre che un sacramento. Ma allora ecco perché l'amore di Gesù per la Chiesa diventa poi, no, il fondamento del matrimonio, del sacramento del matrimonio. Ma allora, ecco, no, il Salmo 128 veramente dice tutto questo. Questa condivisione dell'intimità è il matrimonio.
E non è invece quello che per esempio era per l'ebreo, cioè era che una donna potesse darti dei figli cui tu lasciavi la tua proprietà. Invece no, che cos'è dunque l'affettività matrimoniale? Che cos'è? È una sorgente di vita transitiva, non difensiva, non per te, non egoistica, ma i figli, questi virgulti di ulivo, da cui raccoglieranno poi il frutto e faranno l'olio per ungere chi ti governa, per ungere il re, per ungere il sacerdote, per ungere il popolo santo, tutto il popolo di Israele. È veramente, guardate, leggete questo, leggete l'amore e solitizia, perché volendo parlare di affettività oggi, sì, certo c'è stata Verona, ma guardate che Verona era niente in confronto all'amore e solitizia, scusate, con l'affettività, perché no, perché no, va bene, nel senso che c'erano, però talvolta Verona è spada, io ho fatto molte cose con i vescovi a Roma, dunque perché dopo bisognava fare tutto questo, ma talvolta un po' di testa, no? Abbiamo detto cose abbastanza astratte, invece, purtroppo, invece la grandezza di questo Papa è che la parola diventa pane, ma veramente, continuamente, nel senso che la parola non è mai astratta, ma diventa esperienza di vita, riesce a tradurre in un modo incredibile, ha parlato dei diavoli da salotto qualche giorno fa, come gli viene in mente, no? Per dire ci sono diavoli, no? Proprio possessioni diaboliche, cioè quelle potenti, d'accordo? No, ma ci sono poi dei diavoli invece, degli spiriti cattivi, che ci assalgono quando siamo in da salotto, in sordina entrano, straordinario, è straordinario. Ecco quello che voglio dire, no? La parola diventa pane. Quindi tutto questo noi, sì, insomma, così non abbiamo potuto godere di questo, scrivendo questo piccolo libro, che tra l'altro, piccolo, insomma, un libro, e io ho curato appunto tutti i testi biblici, tra cui ho messo Osea 2 naturalmente, che sono l'humus del suo linguaggio, l'humus proprio, il vocabolario proprio di quello che lui dice, la sua lingua proprio è la Bibbia, dico, lui ha metabolizzato la Bibbia e parla nel modo in cui parla la Bibbia e no, i contenuti sono veramente biblici. E quindi, così, insomma, questa parte no, la faremo, forse se ci rivedremo, ma voi la farete. Io vi chiedo di leggere l'amore e letizia, veramente, permetto di chiedervi questo, di leggerla, ma non individualmente, cioè di leggerla anche, magari sì, però di leggerla, di farne un argomento. Invece, allora, no, non molto, sarebbe molto, vorrei così un attimo, no? Portare questa storia di David, che secondo me ci dà due affacci, diciamo, ci permette di fare. L'uno verso la, come dire, il rapporto in un certo senso padre-figlio. Noi volevamo trattare di questo rapporto, quindi di questo aspetto dell'affettività, con Giuseppe e Gesù, era il terzo punto di oggi. Vi lascio una rispenta, voi la chiamate rispenta, insomma è un articolo quello, e ci sono delle cose che possono anche, penso così, anche stupire. La figura di Giuseppe è stata, magari dal punto di vista, penso, della pietà popolare molto, molto al centro, non così invece dal punto di vista esegetico, perché la figura di Maria è teologico, la figura di Maria è stata talmente grande ed è, continua ad essere, che forse ha un po' gettato un cono di ombra su quella di Giuseppe. Va bene, però quello potete leggere, Giuseppe. Ma nel rapporto che noi troviamo tra David e Saul e Jonathan, allora, noi abbiamo, c'è un rapporto che Davide ha con Saul. Dunque, ci troviamo intanto, vediamo dove siamo. Siamo nel primo libro di Samuele, al capitolo 17. Poi leggeremo, appunto, qualche versetto del capitolo 18. Dunque, David è un ragazzo. È figlio di Jesse, abbiamo detto. I suoi fratelli sono più grandi di lui e fanno la guerra. Perché? Fanno la guerra, naturalmente, per l'esercito di Saul. Saul è il re adesso in Israele. Per chi non lo sapesse, Saul è il primo re di Israele, d'accordo? C'è la guerra contro i Filistei.
Davide che cosa fa? Davide è un ragazzo, appunto, non viene chiamato alle armi, ma lui continua a fare il pastore. Però è un ragazzo molto curioso e un po' anche piccione in un certo senso. Approfitta del fatto che suo papà gli dica di andare a vedere come stesse la pace, si dice così in ebraico, cioè dice vai a vedere un po' come stanno i tuoi fratelli che stanno facendo la guerra contro i filistei e a portare anche dei viveri a questi fratelli. È tutta una sintesi che devo fare, diciamo, prima di arrivare a questo momento. Allora lui va e però dice ma come va la guerra? Cioè non si accontenta di fare quello che il padre gli aveva ordinato, ma vuole sapere appunto come stanno le cose. Insomma, David, pur essendo un ragazzo, pur non essendo armato, perché lui non ha armi, vorrebbe sfidare Golia, vorrebbe sfidare il grande gigante dei Filistei, che era insomma proprio lo scoglio di questa, no, di questa guerra, ed era il grande eroe dei Filistei, cioè del popolo nemico. Allora che cosa accade? Insomma, lui chiedeva, faceva domande, eccetera, eccetera, lui si voleva mettere in mezzo. A un certo punto va dal re, perché naturalmente solo il re poteva dare questa facoltà a Davide di combattere contro i Filistei. Davide disse a Saul, nessuno si perda d'animo a causa di costui, il tuo servo andrà a combattere contro questo Filisteo. Dice, no, ma non abbiate paura di Golia. Ma Davide non è nessuno, voglio dire, Saul era alto e bello, era grande, cioè, diciamo, lui era un ragazzo, però con molto coraggio, con molta proprio, no? E allora va da re e dice questo, Saul rispose a Davide, ma tu non puoi andare contro questo Filisteo a combattere con lui, tu sei un ragazzo. Costui è un uomo d'armi fin dalla sua adolescenza, cioè costui non solo è un uomo adulto, ma è uno proprio che ha fatto, no, il militare, cioè è stato addestrato alla guerra fin da quando era un adolescente. Ma Davide disse a Saul, il tuo servo pascolava il gregge di suo padre e veniva talvolta un leone o un orso a portar via una pecora dal gregge. Dice, sì, è vero, io non ho fatto il servizio militare, però qualcosa ho fatto il pastore. E quando veniva, no, un leone o un orso, io lo inseguivo, non scappavo, anzi lo inseguivo, lo abbattevo e strappavo la pecora dalla sua bocca. Davide fa tanta simpatia, Davide di passione, ecco, si vorrebbe fare un corso sull'affettività soltanto su Davide, perché Davide proprio i sentimenti tutti ce l'ha avuti e anche li ha utilizzati, anche gli istinti, insomma, Davide forse ad essere insomma uno che di pomeriggio era pericoloso perché se vedeva una donna la mandava a prendere come fu per Bezzabea, ma era anche un istinto incredibile, era sanguigno proprio. Ricordate la storia con Naval non gli aveva voluto dare, vabbè, insomma, troppe cose. D'accordo, allora però in un cuore, davvero sarebbe bello fare una settimana su Davide per l'affettività, però adesso noi vediamo questo spaccato, qui è ancora un ragazzo, allora lo vediamo. Comunque coraggioso. Allora Davide dice, no, per andare contro un soldato così importante, un gigante poi, no, così anche di statura, Davide non era alto, ci vuole molto coraggio. Dice, io ho affrontato un leone e quindi posso anche affrontare questo eroe. Dice così, il tuo servo ha abbattuto il leone e l'orso. Codesto Filisteo, non circonciso, farà la stessa fine di quelli, perché ha sfidato le schiere del Dio vivente. No, come dire, ma poi noi abbiamo, cioè questa confessione di fede, diciamo, da parte di Davide, no? Egli non è circonciso, noi abbiamo a proteggerci il nostro Dio, tema presente sempre, no? In questi libri, come dicevo prima. Davide aggiunse, il Signore che mi ha liberato dalle unghie del leone e dalle unghie dell'orso mi libererà anche dalle mani di questo Filisteo. Quindi coraggioso e fedele, perché appunto crede nell'aiuto di Dio. Saul rispose a Davide, ebbene va, il Signore sia con te. Cioè Saul si convince, però fa una cosa, si convince che questo ragazzo possa andare, però ecco, qui scatta un'affettività paterna. Affettività, guardate. Saul rivestì David della sua armatura. Gli mise in capo un elmo di bronzo, lo rivestì della corazza. Gli mise in capo un elmo di bronzo, la corazza. Sì, ci vai. Hai due cose, il coraggio.
Hai il fatto che hai affrontato i leoni, sì, no, può essere qualcosa hai di tuo, diciamo, eh? Poi hai la fede, che quella pure, insomma, per l'ebreo era fondamentale. Però io ti devo proteggere. Cioè tu ci puoi andare, ma con la mia protezione, cioè con la mia corazza, con la mia persona in un certo senso. Poi Davide cinse la spada di lui sopra l'armatura. Dunque, in Israele in questo periodo, c'era all'inizio della storia dei re, c'erano solo due persone armate. Era Davide e Jonathan, Saul e Jonathan, il re e il figlio del re, e basta. Quindi gli altri facevano la guerra, ma la facevano appunto come Davide ammazzava i leoni, cioè con le mani, come l'intifada, diciamo, con i sassi, con queste cose. E però adesso il re ha dato persino la sua spada, poi Davide cinse la spada di lui sopra l'armatura. E cosa succede però? Cominciò a camminare, quindi immaginate Davide, allora, di Saul si dice che era più alto di tutti gli ebrei, diciamo di mezzo metro, quindi Samuele unse lui come re perché vide, dice sarà lui il re, che deve, perché era talmente alto, quindi immaginate la corazza di Davide, di Saul, l'elmo, l'armatura di Saul, l'elmo di Saul, la spada di Saul su questo ragazzo che era, insomma, che quando andò Samuele per ungere un figlio di Jesse, se ricordate, Jesse non lo presentò neanche, perché diceva, no, ma lui è proprio un ragazzino che sta a pastorare i greci. Allora, voi come vi sentireste adesso sotto questa armatura? Immedesimiamoci in Davide. Dice Davide, invano tentò di camminare, perché non aveva mai provato, tra l'altro non era mai stato armato, anche se fosse stato grande di statura, proprio questa armatura. Qualcuno, qui ci sono, c'è il castello di Gradara, ma fosse troppo lontano, ma insomma le armature pesavano anche tantissimo, era difficilissimo veicolarle, diciamo, deambulare anche per un uomo robusto. Allora Davide disse a Saul, non posso camminare con tutto questo. Perché io non sono abituato. E Davide se ne liberò. Questo è un quadretto molto importante, lo trovate per i genitori soprattutto, quando noi vogliamo armare i nostri figli, quando noi vorremmo che facessero il liceo classico invece che il liceo, non so, un altro, quando noi vorremmo, è sempre un'armatura. Ce l'abbiamo tutti questo. Cioè, è un trasferimento diretto di noi stessi sul corpo del figlio, sulla storia del figlio. Ecco, questa è un'affettività malata. Perché? Perché paralizza, piuttosto che dare la possibilità a questo figlio di fare il meglio. E Davide invece che fece? No, io non posso, guarda, questa è una scena per me veramente grandissima. Siamo 1, mi raccomando, 1 Samuele 17, 38, 39, dice così, e Davide se ne liberò, poi 40, prese in mano il suo bastone, si scelse 5 ciottoli lisci dal torrente e li pose nella sua sacca da pastore. Quindi lui ci va con la sua personalità, con la sua storia, con le sue competenze, d'accordo? Lui era un pastore, sapeva usare questi bastoni, questi armi, diciamo così, nella bisaccia. Prese ancora in mano, che cosa? La fionda. E si avvicinò al Filisteo. L'arma di Davide è la fionda. Poi Davide c'è anche un'altra di arma veramente, già utilizzata tra l'altro, che è, se ricordate, la cetra. Davide era un musicista, i salmi di chi sono? Di Davide, no? E quell'arma pure fu molto potente, perché? Perché Saul, siccome Saul era uno che si allargava effettivamente, cioè lui doveva governare tutto, doveva fare tutto lui, Saul, sapete, poi Dio si ritirò da Saul, pur essendo stato il primo re unto. Perché? Perché pensava che essere re significasse fare tutto lui, no? Non avere dei collaboratori, questo serve per noi anche nelle nostre comunità. Bene, allora questo che significa? Che Davide naturalmente che cosa, cioè, come si dice, allora Saul cadde nella depressione, perché comunque chi vuole fare tutto da solo
vede nemici dappertutto e poi comunque non ce la fa. Allora cade nella depressione, per cui i suoi funzionari dissero: ma non c'è qualcuno che suona la cetra in giro? Primo caso di musicoterapia, lo troviamo nella storia di Davide. Tanto è vero che Davide va a corte, suona la cetra e insomma un pochino Saulo stava meglio. Però poi fece le scarpe a Saulo, naturalmente, con la cetra e con la fionda, piano piano. Bene, allora questo è un primo, e naturalmente invece c'è, e adesso concludiamo, c'è la differenza col rapporto invece con Jonathan. Allora, il rapporto di Saul è oppressivo, talmente protettivo che lo paralizza. L'avrebbe paralizzato, ma lui se ne libera, per fortuna. Invece, il rapporto che salverà, la relazione che salverà David proprio, sarà quella con Jonathan. Allora, questo testo ci dice come debbano, la deontologia dei rapporti affettivi. Quando Davide ebbe finito di parlare con Saul, la vita di Jonathan s'era legata alla vita di David. Ecco allora, il legame della vita, per qualsiasi cosa si possa fare insieme. La vita, un po' come Ruth e Noemi. E Jonathan lo amò come se stesso. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Questo è il fondamento dell'affettività cristiana e biblica. Lo amò come se stesso. Non più di se stesso, non meno di se stesso. Saul amava, diciamo così, Davide, ma meno di se stesso. Perché? Perché diceva: guarda, se tu non hai la mia corazza non potrai fare niente. Non riconosceva la reciprocità e non riconosceva la grandezza di Davide. Lo amò come se stesso. Mi raccomando, nell'amore non amare di più. Talvolta noi ci sacrifichiamo, no? L'amore di abnegazione è comunque malato. Sì. Perché nell'amore non ci può essere, tu fai tutto per l'altro, quello è una forma, sì, di devianza, in un certo senso, purtroppo, e quante volte l'abbiamo fatto magari, no? Amare l'altro come se stesso è un equilibrio molto difficile, però è il comandamento che ci dà Gesù, no? Che nel libro del Levitico lo prende. Saulo in quel giorno lo prese con sé e non lo lasciò tornare a casa di suo padre. Va bene. Jonathan strinse con Davide un patto. Quindi, prima l'amore, il legame della vita, lo amava come se stesso, poi il diritto, cioè il patto, perché lo amava come se stesso. Jonathan si tolse il mantello, il rito, no? Com'è? Allora, mentre Saul mise l'armatura, Jonathan si tolse il mantello che indossava. Amare significa, no? Dare se stessi, in questo senso, togliere il mantello, e lo diede a David. E vi aggiunse, lo diede, lo mise addosso, d'accordo? Ma lo diede, lui poteva farne adesso quello che voleva. Davide aggiunse i suoi abiti, la sua spada, il suo arco e la sua cintura. Ecco che cosa significa amare. Io ti do il meglio che ho di me, tutto il meglio che io posso darti. Ma tu, quello che io ti do, lo userai per... secondo, no? Il tuo cuore, secondo la tua intelligenza, secondo, ecco, questo significa riconoscere i carismi degli altri, perché il carisma è un dono, il Signore fa questo dono, poi naturalmente il ministero ognuno lo vive a seconda, no, del carisma, diciamo che ha. E si conclude dicendo: Davide riusciva in tutti gli incarichi che Saul gli affidava. Perché? Non perché si era liberato della armatura di Saul, ma perché usava il dono di Jonathan. Lui riusciva in tutti gli incarichi che Saul gli affidava proprio per questo amore, per questa, no, vita condivisa che lui ha avuto sempre con Jonathan. Quando Jonathan morirà ci sarà un'elegia, noi la leggeremo, la leggerete voi all'inizio del secondo libro di Samuele, quella famosa elegia in cui David paragonerà l'amore che aveva per Jonathan, dice: mi era più caro il tuo amore e anche l'amore che lui aveva per Jonathan più dell'amore di una donna, dice, nel senso, no, proprio che è un amore senza nessun interesse, era stato un amore perfetto. E quando Jonathan morirà, appunto,
e Saul anche, moriranno insieme questi eroi. Davide diventerà re di Israele. Quando un re succedeva ad un altro, normalmente tutta la famiglia del predecessore veniva o fatta morire addirittura, schiacciata fisicamente, oppure comunque isolata, no? Bandita, diciamo, dal... Invece che cosa fa David? Perché l'amore resta, cioè i legami veri restano per sempre, sono uniti per la vita, no? Questi due, e per la morte. Chi è unito per la vita è unito anche per la morte. Perché? Perché nel capitolo 9 del secondo libro di Samuele ormai era corte, cioè Davide ormai era, no? Era succeduto a Saul e sedeva, no? Nella sua reggia, diciamo, reggia, una casa ancora, fino a Salomone. Beh, e poi però dice, sentite, ma c'è ancora qualche figlio di Jonathan? Qualche figlio di Saul, perché i figli di Jonathan sono anche i figli di Saul, no? Jonathan è il figlio di Saul, dice che io possa far venire a corte. Questo fa David. David va in cerca della discendenza di Saul per amore di Jonathan. Per amore di Jonathan. Quindi trova a un certo punto qualcuno gli dice, sì, c'è un figlio di Jonathan che è storpio da tutti e due i piedi. A quel tempo i bambini disabili venivano fatti morire, venivano anche considerati purtroppo portatori delle colpe dei padri, ma non così farà Davide. Davide che farà invece? Lo farà venire a corte, non solo, lui questo figlio si chiama Meribbaal, si dichiarerà così, pensate, di fronte a, è molto brutto dirlo, però l'ho detto proprio per capire la grandezza di Davide e l'importanza dei legami affettivi, che sono molto di più dei legami istituzionali, ovviamente, ed è questo, quando Meribbaal va a corte, dice, ma tu come mai mi fai stare qui? Io che sono un cane morto, mamma mia. Il disabile era un cane morto, veramente. Oltretutto era figlio di una stirpe monarchica decaduta. E quindi, no? E invece David dice, fino alla fine della sua vita, Meribbaal mangiò alla tavola del re. E quindi condivise proprio, no? la monarchia stessa, è un testo meraviglioso. Si trova nel secondo libro di Samuele al capitolo 9 e pensate che è un testo che bisognerebbe conoscere, purtroppo ne parliamo poco, invece sapete nel mondo antico anche in Grecia la disabilità era una cosa gravissima, cioè loro venivano proprio schiacciati e quindi erano scartati e invece questa obiezione proprio di coscienza di Davide e Davide... l'ultima cosa è questa, questo ragazzo, questo uomo che era disabile, si dice aveva una moglie, aveva dei figli, quindi ebbe una discendenza. Ecco che cosa fa l'amore, l'amore rende giustizia. L'amore rende giustizia. Ancora noi oggi talvolta distinguiamo tra misericordia e giustizia, tra amore e giustizia, ancora noi cattolici, senza sapere che invece non c'è giustizia senza amore. Tutto si fonda, no? su questo patto che naturalmente appartiene alla dimensione affettiva. Allora io vi saluto, vi sento. Tutti zitti di fronte a... Queste storie le conoscevate, queste sono molto importanti, stupende. I libri di Samuele sono ricchissimi. Anche i libri di Re, soprattutto il primo libro di Re. E davvero, no? Lo portiamo volentieri, visto che tanto mi sembra che Mauro anche faccia un lavoro, no? Con la disabilità. Quanto è importante. Quindi questo testo, Mauro, te lo dedico. È davvero 2 Samuele 9. Vabbè, allora ci siamo conosciuti, ci siamo anche goduti, io vi ho goduto proprio questi 2 giorni. E la Romagna è sempre, sempre come casa, molto familiare, un ambiente sempre molto accogliente e ringrazio tanto.
anche per le vostre splendide colline, veramente avete un paesaggio che è come un grembo, quindi adesso devo vedere se... grazie allora e buona domenica. Allora, i tempi sono strettissimi perché purtroppo dobbiamo chiudere qui, insomma. Mi dispiace se c'erano delle domande. Sì, no, immagino. No, bisogna che ci chiudiamo davvero perché bisogna che rientri a casa. Ce l'ha chiesto e noi nel nostro... capiamo cosa vuol dire ritornare a casa dopo quasi una settimana fuori. Io una mezza settimana. No, di meno, perché la famiglia, insomma, ha il suo posto. Bene, questa due giorni si conclude, è chiaro, avete capito da lei, ma credo che ci abbia anche spiegato il tempo.